rubrica Lombardia da scoprire, andiamo a Clanazzo in provincia di Bergamo con Alan Gart. Per i bambini è un puro divertimento, per chi soffre di vertigini un po' meno. È soprannominato il ponte che balla perché ad ogni passo le oscillazioni rendono sempre più movimentato l'arrivo sull'altra sponda. Ma questa passerella, lunga ben 75 metri, non è stata costruita come attrazione e il ponte è sospeso più antico della Lombardia, risale al 1878 per volere di Vincenzo Beltrami, l'allora proprietario del castello. Qui prima c'era un traghetto per trasportare le merci da una sponda all'altra del fiume Brembo, ma una piena all'inizio dell'Ottocento distrusse tutto. È rimasto solo sulla sponda di Ubiale Clanezzo, piccolo comune in provincia di Bergamo, quello che un tempo era il porto con la dogana dove si pagavano i dazi. C'era una vecchia chiatta che trasportava da una parte all'altra le merci e le merci venivano poi stipate all'interno del vecchio casino. È stato una dogana e successivamente poi si è trasformato in una posta e in un'antica osteria e agli inizi degli anni 70 poi è diventata un'abitazione privata. E lungo il sentiero per arrivare al castello si scorge un altro ponte ben più antico, costruito oltre 1000 anni fa per collegare Clanezzo ad Almenno. Realizzato interamente in pietra, il ponte di Attone ha un solo arco. Perché Attone era conte di Lecco e si ritiene che l'abbia fatto costruire lui nel X secolo. Questo ponte metteva in comunicazione Almenno con l'alta valle sulla sponda destra del Brembo. Qui abbiamo la confluenza del torrente Imagna con il fiume Brembo e qui il punto era strategico perché da qui si controllava l'accesso alla valle. Infatti il ponte è stato teatro di sanguinose lotte tra i Guelfi e i Ghibellini intorno al 1300. E nel 1443, quando Venezia ha distrutto il territorio, l'ha lasciato in piedi perché serviva anche per loro. Invece il castello di Clanezzo e il castello di Montiubione è stato raso al suolo. Teatro di scontri tra Guelfi e Ghibellini, poi sotto il dominio veneto, napoleonico e infine austriaco, Ubiale e Clanezzo è un piccolo borgo medievale dominato dal castello ricostruito nel 600 con portico e loggiato ad archi. Situato alla confluenza di tre valli, Valle Imagna, Val Brembana e Val Brembilla, il borgo è al centro di molti sentieri. Uno di questi porta alla rotonda di Sant'Omè, una testimonianza del romanico degli Almenno. La chiesa ha una particolare pianta circolare costruita da tre cilindri sovrapposti che si restringono dal basso verso l'alto. L'interno è caratterizzato dalla semplicità dell'architettura romanica. Vengono utilizzati materiali di riuso che provenivano anche da precedenti chiese. Le colonne sono tutte diverse tra di loro nella parte bassa della chiesa. Addirittura, parlando sempre di materiali di riuso, alcune basi delle colonne sono dei capitelli rovesciati. Poi ha elementi architettonici come per esempio l'inserimento di figure all'interno dei capitelli che permettono di narrare delle storie. Ai tempi la maggior parte della popolazione non sapeva né leggere né scrivere e il fatto di inserire dei simboli nei capitelli e nell'arte che era rappresentata nella chiesa sicuramente serviva per insegnare i dogmi della nostra fede.